Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, come dimostra questo grafico molto professionale. Oggi parleremo dei rumor riguardanti un nuovo Donkey Kong sviluppato internamente da Nintendo, del Super Game di Sega e della possibilità di un Warriors a tema Super Mario, ma non solo. Prima di iniziare, però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Su Instagram, tra l'altro, stiamo spaccando. Poi, certo, c'è anche Ko-fi con i memini in HD e i caffè virtuali, ma è roba solo da Real Poracci. Non so se siete all'altezza. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Square Enix ha annunciato una stream dedicata al 35esimo anniversario della serie di Dragon Quest. Si tratterà di un evento molto importante per i fan della saga, perché a quanto pare il video sarà diviso in due parti. Nella prima si parlerà di novità riguardanti Dragon Quest X e il suo online play, oltre ad informazioni sul merchandise celebrativo. Nella seconda parte, un nome storico della serie, Yuji Horii, parlerà del futuro di Dragon Quest mostrando una nuova line-up. Le speculazioni puntano verso il primo reveal di Dragon Quest XII, entrato in produzione dal 2019. C'è parecchio hype intorno alla stream, peccato che per noi europei andrà in onda a un orario non proprio comodissimo. La versione giapponese verrà trasmessa alle 5 di mattina del 27 maggio, mentre quella tradotta in inglese mezz'ora dopo. Siete in hype per questo reveal? Anche i fan Xbox possono iniziare a scaldare i motori dell'hype in previsione di un E3 che promette scintille. Il capo della divisione marketing dei servizi gaming di Xbox, Ben Decker, durante un'intervista rilasciata a GamesRadar, ha commentato così gli ottimi risultati registrati dal Game Pass. Abbiamo 23 studi suddivisi tra Xbox e Bethesda che stanno lavorando su Halo, Forza, Fallout e una nuova IP di cui ancora non abbiamo svelato nulla, ma che lascerà il pubblico sbalordito. E tutto questo sarà disponibile al giorno del lancio sul Game Pass. Insomma, dopo l'acquisizione di Bethesda, Microsoft sembra non volersi fermare e il Game Pass continua a rinforzare un'offerta già di per sé impressionante. Staremo a vedere come si muoverà Microsoft per questo E3. Sul fronte Sony, invece, mentre Jim Ryan è ottimista nel riuscire ad aumentare le scorte di PS5 prima della fine dell'anno, incrementando la produzione a partire da quest'estate, sono state annunciate due nuove colorazioni DualSense, entrambe a tema spaziale. Si tratta della colorazione Midnight Black, composta da due gradazioni di nero e dettagli grigi, e Cosmic Red, che invece gioca sul contrasto tra il nero e un rosso molto particolare, che sia il primo passo verso nuove colorazioni di PS5 o magari una scocca intercambiabile ufficiale di Sony? Bene, poracci, passiamo al rumor più succoso della giornata, perché da ieri internet è impazzito appresso a delle indiscrezioni che vorrebbero Nintendo al lavoro sul nuovo Donkey Kong. Le fonti che hanno riportato questa notizia sono molteplici e in alcuni casi anche in contrasto tra di loro. Passiamole tutte in rassegna. I rumor sono partiti dallo youtuber Lonely Goomba, che tramite un tweet ha affermato di essere a conoscenza di un rumor che vorrebbe il team di Mario Odyssey, ovvero Nintendo APD, al lavoro su un nuovo Donkey Kong in tre dimensioni. Nonostante lo youtuber se ne sia subito chiamato fuori, Nintendo Life ha riportato questa notizia, confermando di aver ricevuto simili informazioni da una fonte anonima e affidabile, che però si sarebbe espressa riguardo, portando avanti la tesi sì di un platform, ma in due dimensioni, anzi in 2.5D. E a questo punto è entrato in gioco il leaker Zippo, che schierandosi dalla parte del team del Donkey in 2D ha fornito un po' di contesto. Secondo l'insider, Nintendo avrebbe deciso di riaffidare la serie a un team interno perché ovviamente Retro Studios è impegnata con lo sviluppo di Metroid Prime 4. Questo però significherebbe anche l'abbandono della serie Country Returns, perché Nintendo non è interessata nel produrre seguiti di giochi di cui non ha curato lo sviluppo. In ogni caso, tanti volti noti dovrebbero tornare, come Diddy, Cranky e tutti i Kremling, e il reveal del gioco dovrebbe essere imminente, visto che l'uscita è prevista entro la fine dell'anno. Oggi poi sono arrivate ulteriori conferme dal sito di appassionati DK Vine. Secondo queste altre fonti, il gioco sarebbe entrato in produzione più o meno nel 2018.
Si pensa inoltre che questo team EPD in realtà sia stato messo in piedi appositamente per questo progetto e condivida poco con il DNA di Odyssey. Per DK Vine è difficile dire se si tratterà di un platform in due o tre dimensioni, ma immaginando uno scenario ipotetico è probabile che si tratterà di un gioco dal forte approccio sperimentale, un po' come accadde per Jungle Beat, l'ultimo Donkey Kong ad essere stato sviluppato internamente da Nintendo. Poracci, non dimentichiamoci poi che quest'anno ricade il 40° anniversario dello Scimmione, una delle icone più importanti dell'universo Nintendo e che il brand è dormiente dal 2014, se si esclude la remaster di Tropical Freeze uscita nel 2018. I tempi sono maturi e l'E3 è dietro l'angolo. Voi vi aspettate un annuncio imminente o pensate che Nintendo deciderà di lasciare i riflettori puntati unicamente su Zelda? E passiamo alla storica rivale di Nintendo, ovvero Sega, che nell'ultimo report finanziario ha reso noto le sue strategie sia a medio che a lungo termine. E c'è da dire che la casa di Sonic sembra intenzionata ad aggredire il mercato domestico con un gran numero di produzioni di un certo livello. Nel breve e medio termine, ovvero nei prossimi 3 anni, Sega ha intenzione di capitalizzare sulle IP che ad oggi continuano a riscuotere un grande successo di pubblico. Questo significa che serie come Sonic, Phantasy Star Online, Yakuza, Shin Megami Tensei e Persona continueranno ad assumere un ruolo prioritario nelle strategie dell'azienda. Nel lungo periodo invece la compagnia ha intenzione di portare avanti una doppia strategia. Da una parte rinforzare il suo catalogo attingendo alle IP dimenticate da tempo per riproporle sotto forma di remaster, remake e sequel. Per i fan di vecchia data questa è una grande notizia perché tra i nomi presi in considerazione ci sono serie del calibro di Crazy Taxi, Jet Set Radio, Knights e House of the Dead. Ma quello che più ha attirato l'attenzione di tutti è la creazione del Super Game, un titolo nuovo di zecca su cui Sega sembra puntare parecchio. Se da una parte, trattandosi di una nuova IP, non ci si aspetta di certo vendite stellari, l'azienda è fiduciosa nei confronti di questo super gioco che avrebbe un potenziale di crescita elevato. È importante notare poi come Sega si stia riavvicinando al mercato domestico anche e soprattutto per il crollo delle sale slot Pachinko, un settore colpito duramente dalla crisi pandemica. Poracci, cosa ne pensate dei piani futuri di Sega? E chiudiamo con una notizia che apre a degli scenari molto interessanti e sono curiosissimo di sapere la vostra. Si torna a parlare infatti di Musou e Dynasty Warriors, ma questa volta la storia è diversa. Negli ultimi anni abbiamo visto il proliferare di spin-off di serie famose basate sul gameplay dei Warriors. Koei Tecmo nel tempo ha perfezionato queste digressioni e se all'inizio si trattava di giochi indistinguibili l'uno dall'altro se non per le skin dei personaggi, episodi come Hyrule Warriors, Age of Calamity e Persona 5 Strikers hanno alzato l'asticella della qualità e non di poco. Quindi colpiscono particolarmente le parole del presidente di Koei Tecmo, Hisashi Koinuma, durante un'intervista rilasciata su GP Games. L'intervistatore ha chiesto al presidente quale serie sceglierebbe per la prossima escursione dei Warriors, proponendo quella di Yakuza come candidato perfetto. Koinuma si è espresso diversamente, dichiarando: se la serie potesse funzionare come un action game, allora sarebbe definitivamente possibile adattarla al genere. Anche se non ho idea di come rendere possibile una cosa del genere, credo proprio che la mia scelta ricadrebbe su Mario. Poracci, voi come lo vedreste un Musou a tema Super Mario? In fondo Nintendo si è già prodigata in crossover del genere e recentemente l'idraulico italiano è uscito dalla sua comfort zone esplorando territori fino ad ora impossibili, come quello degli RTS in Mario & Rabbids Kingdom Battle. Secondo voi vedremo mai una collaborazione del genere e come potrebbe strutturarsi il suo gameplay? Dai, sono proprio curioso di leggere nei commenti come vi immaginate un ipotetico Mario Warriors. E intanto vi do appuntamento a domani per il prossimo video. Vi ringrazio come al solito per essere arrivati in fondo e ci vediamo presto. Io sono il Poro Donkey, Michele Kong, ciao! Era psicologia al contrario.